Ben trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. In settimana l'Aula di Palazzo del Pegaso è tornata a riunirsi e eh, tra eh, le approvazioni è arrivata all'unanimità anche una modifica allo Statuto che introduce il principio dell'antifascismo. Promuove, difende e pratica la memoria della resistenza, l'antifascismo, quale principio costitutivo del proprio ordinamento. Sono queste le parole aggiunte alla fine del comma 1, articolo 3 dello Statuto della Regione, approvato in seconda lettura all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana, che ha modificato così lo Statuto regionale, aggiungendo al testo l'antifascismo come principio ispiratore fondante dell'ordinamento. Il Consiglio regionale ha inserito come valore fondante del nostro ordinamento istituzionale il principio dell'antifascismo, inteso quale forma di opposizione a tutti i regimi dittatoriali e totalitari che rischiano di comprimere le libertà individuali e collettive. Viene quindi sancito il principio dell'antifascismo non soltanto come valore fondante, principio ispiratore del nostro sistema istituzionale, ma anche come patrimonio comune a presidio delle generazioni che verranno. Una conquista importante, condivisa da tutta l'Aula del Consiglio regionale, che inserisce nel nostro Statuto un ulteriore fondamentale elemento di civiltà. La Toscana è antifascista da, da sempre, dalla lotta della resistenza. Oggi lo è ancora di più perché finalmente mettiamo, lo mettiamo scritto nero su bianco nel nostro statuto. Il simbolo, il segno distintivo della nostra regione è il Pegaso Alato, era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale. E oggi essere antifascisti vuol dire offrire più diritti, libertà, giustizia, equità e credo che insomma metterlo all'interno dello Statuto sia un fatto simbolico e, fa e forte, un atto che dice qual è la parte giusta della storia da acquistare. Nel testo si fa riferimento all'opposizione ad ogni sistema politico e di principi dittatoriali o autoritario che riproponga metodi propri del fascismo, un passaggio che ha convinto anche le opposizioni. Abbiamo convintamente votato a favore di questa proposta, chiaramente l'abbiamo anche dibattuta in aula nelle due occasioni, considerandola un'occasione perduta per Regione Toscana e per tutti i toscani, perché al di là della dichiarazione di antifascismo potevamo sostanzialmente... Interpretare i nostri tempi superando, eh, partendo chiaramente dal valore dell'antifascismo, quello eh, dell'antitotalitarismo, dell che sostanzialmente ha fatto già proprio anche il Parlamento europeo, quindi andare sostanzialmente nella direzione di saper riconoscere i fenomeni storici della nostra contemporaneità dove esistono tuttora stati, dove si praticano sostanzialmente quelle caratteristiche che oggi storicamente si ascrivono al fascismo, il partito unico, la mancanza di libere elezioni, sistemi di. Di polizia che reprimono i dissenzi, che comprimono i diritti, che sono sostanzialmente eh, non soltanto attuali e sono in vigore, ma non si richiamano chiaramente a stati che si dichiarano fascisti, ma si dichiarano in tutt'altro modo: talvolta sono eh, re, insomma, parti, eh, nazioni a regime unico di stampo comunista, altre volte possono essere teocrazie o a volte possono essere anche democrazie dove sostanzialmente non sono reg esattamente regimi compiutamente democratici. Ecco, noi volevamo che ci, vo ci fosse sostanzialmente del coraggio in più per aggiornare la carta eh, statutaria di Regione Toscana e a 100 anni dalla Marcia su Roma e quasi 80 anni dal 25 aprile 1945 essere capaci di essere figli del nostro tempo. Io rivendico l'antifascismo degli autonomisti. Posso al tempo stesso dire che si dovrebbe ormai aprire una pagina di riforma dell'ordinamento regionale, lo statuto, il regolamento, io direi anche la legge elettorale. Quindi dobbiamo riflettere sul fatto eh, che mentre la Costituzione repubblicana prevede 12 principi eh, generali, invece per quanto riguarda ad esempio l'articolo 4 e le finalità della Regione Toscana si arriva fino alla lettera Z. Bene, ci siamo mossi bene, dovevamo probabilmente farlo prima, ma al, te al tempo stesso invoco ecco, una razionalizzazione di tutti ecco, questi principi che sono espressi nelle finalità della Regione Toscana. Apriamo una pagina costituente che si basi proprio sull'antifascismo. Noi siamo pronti. Il nostro voto è stato convintamente favorevole perché, al netto di quelle che sono le grandi emergenze che eh, i toscani stanno vivendo in questo momento, non dobbiamo mai dimenticarci e rendere lettera viva i nostri valori. Questo deve essere fatto eh, tramite le iniziative, ma anche tramite eh, una messa nero su bianco all'interno dei nostri documenti. Però, un appello mi sento di farlo. Molto spesso. Il valore dell'antifascismo o della memoria di alcuni eventi storici che hanno segnato l'Italia sono diventati per qualche ragione strumento di propaganda di alcuni partiti. Per dargli questa dignità invece di memoria del passato che ci deve aiutare a vivere meglio e con consapevolezza il presente è necessario che principi, valori come l'antifascismo la condanna dei totalitarismi e eh, tutto ciò che ricorda appunto a noi dei passaggi più oscuri della nostra storia siano condivisi in maniera apolitica, a confessionale e soprattutto non diventino oggetto di propaganda come purtroppo spesso è accaduto anche nella nostra regione. Devono essere valori di tutti, noi dobbiamo essere i primi a dare l'esempio alle persone. Non è mai un dibattito sterile quando si parla di diritti fondamentali, però occorre anche capire eh, che oggi, e le urne lo hanno dimostrato eh, una settimana fa, eh, magari anche portare avanti dibattiti eh, che possono rischiare di sembrare strumentali oppure da agitarsi magari con l'avversario politico di turno, oggi interessano meno alle persone. Oggi interessa capire come uscire da una crisi economica e da una crisi occupazionale che stanno veramente gravando e mettendo a dura prova il nostro sistema economico sociale. Questo è ciò che conta. Quindi, come dire, uniamoci bene sui valori, ma poi anche capiamo bene che oggi dobbiamo agire anche su altri fronti. Favorire la partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali, tutto è previsto già da una legge, ma la relazione sull'attività 2020-2021 dell'autorità regionale competente in materia ha creato dibattito. Rilanciare e implementare la partecipazione perché strumento alla codefinizione delle politiche pubbliche è uno dei punti contenuti nella proposta di risoluzione approvata, collegata alla relazione sull'attività 2020-2021 dell'autorità regionale che, per legge, è garante della partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali, aspetto dell'ordinamento sancito dallo Statuto Toscano. Il testo della proposta è stato illustrato in Aula dal presidente della Commissione Affari Istituzionali Giacomo Bugliani. L'Aula del Consiglio regionale ha deciso non soltanto di esprimere apprezzamento per l'attività svolta dall'autorità per la partecipazione ma anche di assumere alcuni impegni che vanno da una parte nella valorizzazione del ruolo dell'autorità stessa, dall'altra nella necessità di adeguare la disciplina della legge sulla partecipazione alle normative di settore, ad esempio i percorsi partecipativi previsti dalla legge urbanistica o ancora dalla disciplina dei beni comuni o anche un allineamento rispetto alla disciplina nazionale come ad esempio il codice degli appalti, ovviamente cercando di incentivare i percorsi partecipativi anche nei piccoli comuni attraverso lo strumento della formazione che diventa indispensabile per rendere efficaci questi percorsi e per garantire un reale coinvolgimento delle comunità. Il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci ha sottolineato come lo strumento della partecipazione avrebbe l'obiettivo di prevenire a monte la possibilità di contenziosi amministrativi. Ma la nota dolente sta nelle risorse investite. Nel tempo sono venuto sempre più ad apprezzare quello che potrebbe essere il ruolo importante della partecipazione, ma occorre dargli risorse, occorre far sì che vi possa essere una struttura diversa perché manca un vertice per quanto riguarda questo organismo collegiale. Noi esprimiamo tutta una serie di perplessità perché se crediamo davvero nella partecipazione occorrono risorse e strumenti adeguati, ma non è la prima volta che lo dico per quanto riguarda ecco, le figure. Di tutela, gli organismi in genere, perché la Regione Toscana chiede eh, di modificare le normative di riferimento che, in gran parte, non sono più attuali. Le richieste di sostegno per processi partecipativi presentati alle scadenze di giugno e settembre 2020 sono state 18, tutte finanziate. Le richieste di sostegno presentate alle scadenze di gennaio, maggio e settembre 2021 sono state 32, 23 quelle finanziate. Molte volte la partecipazione è stata ridotta talmente all'osso che, che è possibile chiamarla poco più che una comunicazione unilaterale e non vera e propria partecipazione. Il rigassificatore di Piombino è l'ultimo grande esempio di questi passaggi che non sono andati andati come dovevano essere, quindi partecipazione sì, abbiamo la legge tra le più evolute e tra le migliori in Italia sulla partecipazione, ma se non viene alimentata strutturalmente e finanziariamente resta uno strumento che viene sbandierato, non utilizzato e quindi di fatto si riduce a nulla di fatto. Troppo poche sono state diciamo, le partecipazioni del secondo tipo, cioè quelle che sono state attivate per concertare rispetto a grandi opere, eh, che eh, invece sono una parte essenziale ed importante nel momento in cui si decide come dire, di intervenire a monte su una concertazione che poi debba portare alla redazione dell'opera. Ricassificatore di Piombino, un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle, eh, al quale si sono codate anche le altre forze di opposizione, è stato respinto dalla maggioranza. Con voto contrario di Partito Democratico e Italia Viva, voto a favore da parte di tutti i gruppi di opposizione, il Consiglio regionale della Toscana ha respinto a maggioranza un ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che intendeva impegnare il Presidente e la Giunta regionale a interrompere qualsiasi atto fatto volto alla realizzazione del rigassificatore a Piombino, incluse le opere prodromiche ed accessorie indissolubilmente connesse allo stesso. Attendendo l'insediamento del nuovo governo e a richiedere nelle opportune sedi una valutazione per un'ubicazione alternativa all'opera. Gianni deve, fare, deve prendere una decisione e in questo momento può fare il suo percorso oppure può continuare il lavoro, diciamo, può cercare di accelerare i lavori eh, di Snam in questo momento e, e portare avanti quel lavoro quando sa già che il governo uscente desiderava questo ma il nuovo governo, per parola della eh, leader di Fratellità Giorgia Meloni in realtà ha già detto che vuole valutare dei posizionamenti diversi del rigassificatore, quindi praticamente si ritroverebbe a fare adesso un lavoro del governo uscente con un governo entrante che fa un'affermazione diversa le responsabilità tecniche e il percorso giuridico e legislativo non spetta a noi, ma le scelte politiche sì, quindi la colpa o la responsabilità di questo derigassificatore alla fine sarà su Gianni e non sul nuovo governo se decide di accelerare. Posizione opposta ha espresso il capogruppo di Italia Viva, Stefano Scaramelli. Io sono stato il primo in aula a intervenire per respingere questo atto provocatorio, a mio avviso, del 5 Stelle dove la destra si è accodata perché è opportuno che il Consiglio regionale si pronunci, che dia sostegno e forza al nostro Presidente Eugenio Gianni a me fa piacere che Gianni è intervenuto in aula ha detto quello che di fatto ho detto io si, le leggi si rispettano, si procede nella conferenza dei servizi si possono dare delle condizioni ma si va avanti sull'intervento del ricassificatore, perché è un intervento che serve al nostro Paese, perché ci sono le condizioni per realizzarlo, perché ci sono oggi i tempi per realizzarlo e a me fa piacere che poi anche il Partito Democratico abbia discusso al proprio interno, magari ma poi ha deciso di votare così come ha votato Italia Viva, così come ha chiesto il Presidente Gianni e credo che la nostra presenza in Consiglio regionale sia determinante. Oggi lo abbiamo dimostrato con la fermezza delle nostre posizioni, con il nostro convincimento e con la nostra coerenza. Quindi oggi la maggioranza tiene, questa è la notizia che magari non sempre i giornalisti vogliono sentirsi dire, ma la maggioranza che tiene su un atto così importante invece è la vera notizia che oggi il Consiglio regionale dà pieno mandato al nostro governatore per procedere in questa direzione. Di ben altro tenore l'intervento del Presidente Eugenio Gianni. Qui non siamo a Piombino, siamo nel Consiglio regionale della Toscana, ovvero di una regione di 3.668.000 abitanti che ha la sua autorevolezza eh, con posizioni nazionali. Vedere che ancora oggi, dopo che gli italiani pagano delle bollette mostruose, dopo che le imprese sono condizionate nel loro futuro dal gas, dopo che l'interesse nazionale dichiarato e su cui tutti sono d'accordo, è quello di diminuire la nostra dipendenza dalla Russia. Che ci siano ancora queste forze politiche che eh, votano per interrompere l'iter, eh, insomma si prenderanno le loro responsabilità di fronte agli italiani, ai cittadini, alle imprese. Io ho voluto ribadire che sto facendo quello che mi dice la legge come commissario e sono fino al 27 ottobre, eh, data di scadenza per poter rilasciare l'autorizzazione, impegnato a acquisire tutte le osservazioni, i pareri. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.